Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ora anche in cloud. Dopo le news di ieri mi è tornata voglia di parlare di Switch Pro, e in questo video vorrei proporvi una soluzione alternativa alla console ibrida dal grande potenziale e dalla spesa contenuta. Mi riferisco al Razer Kishi, un controller per smartphone pensato per trasformare il proprio cellulare in una vera e propria console da gioco, e che dà il meglio di sé con il Game Pass di Microsoft. Se dopo aver visto questo unboxing e test approfondito pensate che il Kishi possa fare per voi, vi segnalo che è ancora in sconto su Amazon per il Black Friday. Trovate il link in descrizione e acquistando da lì supporterete il canale senza alcun costo aggiuntivo. Ricordatevi però che anche nel weekend continua l'operazione di conquista non violenta di YouTube Italia. E in quanto reclute dell'armata poraccia non potete certo tirarvi indietro. Come da protocollo quindi lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi le prossime manovre di aggiramento dell'algoritmo. Bene, ho detto tutto, in realtà c'è anche Porion, ma iniziamo! Esistono varie versioni del Razer Kishi, questa è quella pensata per essere sfruttata con gli smartphone Android e in particolare è progettata per sfruttare appieno il Game Pass di Microsoft, e per questo ha alcuni tasti specifici non presenti sulle altre edizioni. La scatola è molto compatta e rispetto al box di Switch OLED è minuscola. I colori sono quelli tipici di Razer, che si sposano perfettamente con l'identità visiva del Game Pass e del verde Xbox. Anche all'interno la parola d'ordine è minimalismo. Oltre al Kishi c'è ben poco, se non un libretto delle istruzioni e degli sticker che di sicuro non utilizzerò mai. Il Kishi in posizione di riposo è decisamente buffo e sebbene le dimensioni siano contenute, difficilmente riuscirete a mettere in tasca la periferica. Tolto dalla scatola si possono notare due linguette protettive che indirizzano l'utente sul semplice meccanismo di sbloccaggio. Una volta rimosse il Kishi è semplicissimo da aprire, basta sbloccare le due levette poste sul retro e le due estremità si sganceranno portando alla luce due fasce elastiche, necessarie per regolare l'accessorio sulla grandezza del proprio smartphone. Il Kishi è compatibile con un gran numero di device Android, l'importante è che abbiano la presa USB-C per la ricarica. Il mio scassatissimo P20 non è certo un cellulare all'avanguardia, eppure non ho avuto problemi a incastrarlo all'interno del Kishi. Una volta composta la console, ci troviamo tra le mani un device tutto sommato leggero, dalle dimensioni pressoché identiche a quella di una Switch OLED, ma dal design per forza di cose meno organico e quindi all'apparenza più ingombrante. C'è però un dettaglio che ho apprezzato tantissimo. Sul lato destro in basso è presente un'uscita USB-C che va a sostituire quella originale del cellulare, ora occupata dal Kishi. Grazie a questa potremo mettere in carica lo smartphone senza dover rimuovere la periferica, una feature molto comoda. Per quanto riguarda la qualità dei tasti, siamo vicinissimi a quelli di un controller Xbox. Buono il D-pad anche se non eccellente, decisamente meglio rispetto a quello dei Joy-Con, c'è la disposizione asimmetrica delle levette che dispongono anche degli input da pressione, ma soprattutto i tasti dorsali sono a grilletto, quindi supportano vari livelli di pressione, caratteristica fondamentale per diverse tipologie di gameplay. Anche l'ergonomia non è male, dopo circa un'ora di gioco, nonostante solitamente soffra la compattezza delle console portatili che male si sposa con le mie manone, non ho riscontrato affaticamento. In questo aiuta il peso molto contenuto del Kishi, ma dipende molto anche dalle dimensioni del vostro smartphone. In generale come controller è promossa a pieni voti ed è una soluzione che preferisco nettamente all'accoppiata cellulare più controller a cui va associata spesso anche una clip per tenere ancorati i due device. L'impostazione alla Switch è vincente, c'è poco da fare. Passiamo ora al gameplay. Però con qualche premessa. Il Kishi si può utilizzare anche all'infuori dell'ecosistema Game Pass, quindi anche come controller esterno per emulatori, ma in questo video andremo a vedere esclusivamente come si interfaccia con l'app Microsoft. Poi, sia il Kishi che il Game Pass sono entrambi disponibili anche su sistemi operativi iOS. Ma non avendo a disposizione device Apple non posso garantirvi che l'esperienza utente sia la stessa riportata in questo video. E in ultimo, l'xCloud e il cloud gaming sono tecnologie ancora in fase sperimentale e il loro rendimento è incostante e spesso anche indipendente dalla qualità della connessione dell'utente. Non prendete quindi il mio giudizio come un valore assoluto, perché la vostra esperienza potrebbe variare di netto rispetto alla mia prova. Detto questo, con il Kishi associato al Game Pass, possiamo mandare in pensione la Switch? Ni.
Partiamo dal presupposto che poter giocare in portabilità gran parte del catalogo del Game Pass con una qualità grafica indipendente dall'hardware è una prospettiva a dir poco allettante e risolve uno dei più grandi colli di bottiglia del gaming su Switch, la scarsa qualità delle conversioni multipiattaforma o, alla peggio, la loro totale assenza a causa dei limiti hardware della console ibrida. La possibilità di poter giocare a Halo, Gears, Forza e Ori, tra i tanti, in portabilità e senza il bisogno di dover ricorrere ai comandi touch è un traguardo sensazionale, impensabile fino a pochi anni fa. I limiti del cloud sono però evidenti. Sebbene l'ecosistema Game Pass funzioni alla perfezione e una volta effettuato l'accesso col proprio profilo, avviare i giochi è di una rapidità disarmante, le prestazioni del cloud sono ancora altalenanti. L'app è in versione beta, quindi ci sono ancora tanti margini di miglioramento. Io però mi sono ritrovato in questa situazione. Il wifi della linea di casa, una 100 mega di Fastweb, è sostanzialmente inutilizzabile come connessione e il gameplay è pieno zeppo di micro freeze, sia audio che video, lag e glitch grafici. Giocare online su Halo Infinite non dico che sia impossibile, ma non è un'esperienza piacevole. Idem anche per i giochi in single player, anche se in misura minore. Non ho mai notato un ritardo di input lag, ma le sessioni di gameplay erano tutt'altro che fluide. La situazione cambia radicalmente spegnendo il wifi e attivando la rete dati. A parte qualche occasionale micro freeze e qualche più frequente degradamento dell'immagine, causa compressione, l'esperienza è stata pressoché impeccabile. Sono riuscito a giocare ad Halo Infinite senza alcun problema. Forza Horizon era impressionante molto più che sulla mia Xbox One X e giochi single player come Gears 5, The Ascent e Ori and the Will of the Wisps davano il meglio di loro in questa configurazione portatile. Come ho accennato prima, se vengono tolti dall'equazione i problemi di connessione, il gameplay è incredibilmente fluido e di sicuro l'esperienza complessiva non aveva nulla da invidiare a quanto negli anni ho imparato ad apprezzare su Switch. Poi, per come sono fatto io, l'integrazione con l'ecosistema Xbox è un valore aggiunto non da poco. Il supporto ai trofei, la possibilità di esplorare il catalogo del pass con pochi click e di interagire con i propri device sono tutti elementi che mettono in luce le manchevolezze del sistema operativo di Switch. Certo, la console ibrida rimarrà per sempre una macchina insostituibile, grazie soprattutto alle sue esclusive, ma sono periferiche come questo Kishi che fanno capire l'incredibile potenziale dell'offerta ludica di Microsoft. È vero, l'xCloud è ancora un progetto in fase sperimentale e presenta tanti limiti, forse troppi. Ma pensate a questo, togliendo la spesa dello smartphone, che sicuramente avete già tutti quanti, con meno di 100 euro per il Kishi e con 10 euro di abbonamento mensile, avete accesso a un catalogo di videogiochi sconfinato, con prestazioni elevate. La spesa è di circa un terzo rispetto alla piattaforma Nintendo e di questi tempi risparmiare 200 euro non è che sia proprio uno scherzo, anzi. Quindi in definitiva consiglio l'acquisto del Kishi? A una gran fetta di utenti sicuramente sì, se avete già un abbonamento al pass o se magari siete degli smanettoni che riutilizzeranno il controller anche su altre app, questo è un acquisto praticamente obbligato. Idem se vi ritrovate spesso a giocare da cellulare e vorreste fare un salto qualitativo non da poco. In tutte le casistiche però assicuratevi prima che la vostra connessione abbia le qualità necessarie per rispettare gli standard dell'xCloud, che purtroppo al momento variano enormemente di situazione in situazione. State attenti, insomma. In ogni caso, poracci, io vi ringrazio enormemente per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere la vostra opinione sul Kishi e il Game Pass da cellulare. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì, questa volta per davvero, per un nuovo video, e nel frattempo voi mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Kishi, Michele Cloud, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Che anche nel weekend con qui.